Dagli archetipi alla clean beauty evoluta. Guardatevi intorno, ci siamo catapultati nel videogame di Alice in Borderland. Il viaggio spietato attraverso lo specchio in una Tokyo distopica che parla anche di noi attraverso archetipi, il dizionario della nostra realtà. Ogni oggetto di questo survival game sembra avere un doppio significato e nascondere un messaggio che la nostra mente inaspettatamente è in grado di decifrare. Ma com'è possibile? Tutta colpa degli archetipi. Archetipo, dal greco antico, significa immagine. È un modo condiviso di comprendere concetti e leggere la realtà. Ogni archetipo si può collegare a quattro motivazioni umane: appartenenza, stabilità, indipendenza e cambiamento. È un simbolo innato dell'inconscio che dà forma a una memoria collettiva depositaria di esperienze dell'intera umanità. La sorpresa quindi è che passato e futuro sono già dentro di noi e, come diceva il brillante Jung, chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Ma perché oggi ne parliamo? Aiutano nell'analisi e nello sviluppo di un prodotto, permettono di costruire un ponte tra il brand e il pubblico. Archetype Branding studia come marche a noi vicine interpretino archetipi nel quale rispecchiarci. Per Lego il creatore, per Apple il mago, per Victoria's Secret l'amante e così molti altri. Tensioni psicosociali, emozioni e catarsi sono le tre regole seguite da un brand per rappresentare le storie delle persone attraverso gli archetipi. Venite con noi per le vie di Milano e passeggiando nello spirito del tempo scoprirete come la moda, il design e l'arte li stiano usando per raccontarci qualcosa. E così alla Triennale la mela, disegnata da Enzo Mari, diventa simbolo di una faticosa essenzialità da raggiungere. Ho impiegato più di un anno per trovare le curve giuste, ma quanto è difficile fare qualcosa di semplice, dice il compianto filosofo del design. Oggi le mele d'autore invadono la pubblicità di Yorgos Lanthimos per Gucci, con il suo scatto nostalgico in stile Il tempo delle mele, in cui amori universali, gioventù e ritorno alla frugalità si incontrano per non lasciarsi più. Mela come archetipo dell'immagine del mondo che oggi aspira a una vita semplice, in cui dare e ricevere amore è espressione di quell'amore umano e sensuale che mostra la sua carnalità nel giardino dell'Eden di Rubens e il suo lato peccaminoso nell'atto di mordere una mela, nei sogni freudiani, desiderio sessuale per il proprio amato. Ma da London Art cadiamo in tentazione davanti ai wallpaper di Toilet Paper, nati dal genio dell'artista Maurizio Cattelan, che disegna serpenti psichedelici anche in specchi, come introspezione di noi stessi. Loro sono icone del potere della guarigione, intesa come liberazione da ogni stato oscuro e malattia spirituale. Del resto, la medicina antica insegna che il veleno di serpente, a piccole dosi e sapientemente utilizzato, ha uno straordinario potere curativo. Mortale. Il serpente è anche archetipo del cambiamento quando si intreccia nel mitico medaglione di Atreyu della storia infinita. Ci seduce verso una nuova felicità che in periodo di emergenza sanitaria, al piacere, unisce saggezza ed essenzialità, secondo gli insegnamenti di Epicuro. Il piacere come assenza di dolore fisico e dell'anima, che basa sui sensi la conoscenza di ciò che è bene e male, perché sono le sensazioni a trasformare la nostra realtà in verità. Tutto sembra dirigersi verso una direzione, una famosa storia biblica che conosciamo bene, quella di Adamo ed Eva e del paradiso perduto, Apocalisse, fine del mondo o l'inizio di uno nuovo, dilemmi che studiando i segni potremmo risolvere per ideare cosmetici che inconsciamente l'uomo contemporaneo desidera. E il beauty, come lo interpreta? La parola al lab. Lo studio degli archetipi quali la mela e il serpente ci ha portato a individuare come tendenza beauty quella di formulare prodotti che riescono a far leva sui bisogni e sulle motivazioni delle persone, ma anche e soprattutto sulle sensazioni. Come possiamo sviluppare questo trend? Ricercando essenzialità, efficacia e creando prodotti che soddisfino esigenze e prevengano i problemi causati dal grande stress a cui la nostra pelle è sottoposta soprattutto in questo periodo. La tendenza è quindi quella di formule trasparenti e semitrasparenti, quindi sia sieri, gel e primer, cosmetici semplici, con pochi ingredienti e con packaging al limite del farmaceutico, ma molto concentrati, dove il concetto less is more è più che mai attuale, perché questo dà sicurezza e avvicina il brand al consumatore.
Per questo andiamo sempre più spesso alla ricerca di prodotti con un inci corto e di facile comprensione. Dobbiamo però ricordare che, come ci ha mostrato la mela disegnata da Enzo Mari, semplice non è sinonimo di facile. La semplicità è un equilibrio difficile da raggiungere. Ma tutto questo non ci basta più. Siamo in un momento storico in cui ci è stato tolto tutto e siamo stati costretti a ritornare ad una vita senza eccessi e distrazioni. La sola soddisfazione dei nostri bisogni primari non è più sufficiente. Necessitiamo di provare sensazioni, piaceri ed emozioni. Oggi anestetizzati, ma ad aiutarci ci sono i sensi. L'evoluzione è formulare sì prodotti semplici, concentrati ed efficaci, ma allo stesso tempo in linea con i principi del sensismo epicureo, che possono suscitarci emozioni facendoci vivere sensazioni. Eliminiamo allora il superfluo e puntiamo su attivi altamente funzionali, ma anche su materie prime che si facciano sentire e che ci stimolino durante l'uso, provocando piacere fisico e mentale. E questa è la nostra idea di Clean Beauty evoluta. Il laboratorio Bregaio traduce questi concetti, cioè soddisfazione del bisogno e ricerca di sensazioni, con due formule. La prima formula è un primer labbra effetto plump. Si tratta di una formulazione anidra, semitrasparente, costituita da sole 4 materie prime. In questa formula, come attivo altamente funzionale, abbiamo utilizzato il Sim 3D Visim Rise, che stimola la formazione di nuove cellule adipose e aumenta la dimensione di quelle già presenti, con un'azione rimpolpante attorno alle labbra che appariranno più piene, in associazione al Thermolat, che apporta una sensazione di calore alle labbra, amplificando sensorialmente l'azione del Sim 3D. La seconda formula è un siero super concentrato con un effetto immediato sulle rughe, dal tocco asciutto e di facile assorbimento. Anche questa formula è costituita da pochi ingredienti. L'attivo funzionale è il Sim Lift, una miscela di ingredienti dalle proprietà levicanti e idratanti, in associazione al Fresco Latex Cool, per una sensazione di freschezza che accentua l'effetto tensore e drenante. Ma gli archetipi da scoprire non sono finiti, così come le nostre idee beauty e formulative. Continuate a seguirci nei nostri post e le scoprirete.